Signori e signori, benvenuti in questo nuovo video da Roma il 5310 del canale Storia d'Italia e oggi parleremo di uno degli autocarri più famosi della Seconda Guerra Mondiale. Ebbene sì, è un autocarro italiano e stiamo parlando del Fiat 626. Sicuramente stiamo parlando di uno degli autocarri più prodotti nella storia della Fiat, soprattutto durante il Secondo Conflitto Mondiale. Stiamo parlando di più di 10.000 esemplari prodotti. Circa 28.000 vennero usati dall'Italia, mentre 1.650 dalla Francia e circa 3.500 dalla Germania. Ma non furono solo loro, ma anche la Bulgaria ne usò circa 100 esemplari. Il Fiat 626 fu un tentativo di unificare la produzione di autocarri. Infatti, insieme al corrispondente pesante Fiat 666, fu prodotto dal 39 come autocarro unificato. Infatti, dal 1937, per legge, il Ministero della Guerra imponeva a tutte le case costruttrici di autocarri civili delle caratteristiche standard per quanto riguarda peso, numero degli assi, velocità e portata, al fine di semplificare la logistica in caso di requisizione da parte delle forze armate. Il 626 e il 666, che sostituirono sulle linee di montaggio rispettivamente i Fiat 621 e 632, furono i primi autocarro della casa torinese con cabina avanzata, ovvero con il motore totalmente contenuto all'interno della cabina. Prima di continuare con l'analisi del motore del 626, vorrei ricordarvi che questo camion, questo autocarro, fu il sostituto del 621 del Fiat 621. Ricordiamo che questo autocarro fu prodotto in licenza sia in Polonia sia in Russia. E sia un autocarro anche esso piuttosto famoso. Non si sa bene il numero di esemplari prodotti in Russia e nemmeno in Polonia, però sappiamo che sono stati prodotti in Polonia dalla Polski Fiat. Il telaio era a longheroni su due assi, con ruote anteriori direttrici e posteriori gemellate motrici. Resta il fatto che il motore era un motore diesel Fiat 326 a 6 cilindri, da 5.750 cm3 e sviluppava circa 70 cavalli a 2.200 giri al minuto ed era caratterizzato dall'innovativa disposizione su guide che permetteva una semplice e rapida sostituzione. Il cambio era a 4 marce, avanti ed una retro. Per quanto riguarda le versioni prodotte, la prima versione fu appunto quella per il mercato civile, ovvero la N, che sta per nafta, mentre da questa qua ne furono estrapolate due versioni. La nafta coloniale e la nafta lunga o lungo. Quest'ultima versione fu acquisita dal Regio Esercito e dalla Regione Aeronautica e ribattezzata NLM, nafta lungo militare. Gli autotelai del 626N ed NL trovarono innumerevoli applicazioni ed allestimenti da parte delle carrozzerie specializzate, dai vari tipi di autobus all'autoscala dei Vigili del Fuoco. Dall'NL fu derivata anche una trattrice per semirimorchi, chiamata TNL. Ho un PTT combinato di 14 tonnellate. In vista della spedizione in Russia, si provvide a montare sugli NLM un motore a benzina Fiat 226 da 70 cavalli, più adattato alle basse temperature, ed un serbatoio maggiorato. Tale versione venne ribattezzata BLM, benzina lungo militare, mentre la stessa versione a trazione integrale 4x4 venne ribattezzata Fiat 625. Oltre ai mezzi standard, la Fiat mise in produzione anche due telai speciali, uno allungato e uno riabbassato, scusate, chiamato 626RB, ribassato benzina, ed uno destinato agli allestimenti autobus chiamato 626RNL, ribassato nafta lungo. La versione autobus, molto diffusa anche nel dopoguerra, era omologata per 27 posti, più 32 nell'eventuale rimorchio. La produzione del 626 terminò nel 1948, con oltre 10.000 esemplari venduti. Per quanto riguarda l'impiego militare, il Fiat 626 venne acquisito nel 1939 dal Regio Esercito e Regio Aeronautica, come già detto prima, e fu ampiamente utilizzato su tutti i fronti della Seconda Guerra Mondiale e in quasi tutte le versioni, sia quelle specificamente militari, sia quelle civili dei mezzi requisiti. Il 626 nafta lungo militare differiva dal mezzo civile NL essenzialmente per la presenza di bloccaggio del differenziale, del filtro dell'aria d'olio e del cassone di legno a sponde laterali fisse. Venne adottato in molte versioni, in cui anche quelle autobotte, autopompa, cucina campale, autoambulanza, autobus a telaio abbassato ed allungato a 27 posti, motrice autotreno radio e autocarro blindato. Per quanto riguarda la versione militare 626 NLM,
che, secondo le aspettative, fu presentata come moderna, affidabile e adatta a ogni terreno, rileva invece gravi carenze durante l'uso in Africa settentrionale, soprattutto a causa del sottopotenziamento del motore, la scarsa manovrabilità e la rapida usura in mancanza di specifici filtratori o poi adottati. Dopo l'armistizio, la produzione continuò per i tedeschi, che lo chiamarono, non mi dite di chiamarlo così, comunque Fiat tipo 626 con la I tra parentesi, e fu prodotto in 3.346 esemplari e furono impiegati sia in Italia su in altri fronti. Infatti è curioso vedere che tra le varie foto scattate durante la campagna di Normandia ci fu proprio una foto con sullo sfondo un Fiat 626.